Bentornati amici della notte nella nuova puntata di .net Nightlife. Sabato scorso c'è stata l'apertura dell'Independent World Festival Supernova, organizzato da Sideshow in collaborazione con UBIT e New World Events, sotto la direzione artistica di Alessio Marianacci. I media partner sono l'Intercity e l'agenzia .net. Parteciperanno le band che vengono dall'Argentina, dai Stati Uniti, Finlandia, Israele e Italia. Suoneranno al Beat Café e Barca Bar a San Salvo Marina. Sabato abbiamo visto il primo concerto del gruppo Capitan Tifos. Loro vengono dall'Argentina e propongono un rock energico miscelato con il funk e le ritmiche pachanga. Buon divertimento! Llega algo del puesto, estamos muertos. Nadie quiere encontrarse en un desierto tan sediento que le piden documento. Nadie sabe dónde queda Buenos Aires y si llega algo del puerto, estamos muertos. Get on, getting no way, get on time. I just wanna be in Hawaii. Get on, getting no way. Amici della notte, questa sera è una serata molto speciale. Comincia la Supernova, un Independent Music Festival. Verranno nell'arco di un mese al Barca Bar e al Beat Café 8 gruppi da Finlandia, Israele, Stati Uniti, e questa sera apre il primo appuntamento il gruppo dall'Argentina, Capitan Tifos. Qui sono con i ragazzi del gruppo, Vicky. Buonasera. Francis. Buonasera. Geronimo. Tutto bene qui, tutto bene, tutto bene. E Juan. Tante grazie. Grazie a voi, è un onore avervi qui a San Salvo. Voi suonate il rock miscelato con funk e altri ritmi. Vicky, la prima volta che siete qui in Europa, in Italia, come vi trovate qui? Bene. Primo scusi me italiano, voi essere migliori forza. Bene, oggi è il primo appuntamento della nostra gira europea che comincia qui e continua in Bologna, è un festival botanico che siamo invitati per la comuna di Bologna con un intercambio culturale con Argentina e Italia. È la seconda etapa, è la prima etapa del Festival Supernova, dopo Festival Botanico, a posteriori iremo a Genova, Pisa, Sardegna. Dopo Pisa un altro festival. Music, musica W Festival. Non so come si dice. Cerca di Pisa. Musica W Festival e dopo Germania. Per tutti, tutti quanti è un'emozione molto grande stare qui in Italia, perché è come un'altra casa per noi, perché tutti i nostri parenti, tutti quanti in Argentina también es un poco italiano, entonces somos recibuti con un gran corazón, entonces sentite molto
cioè, accogliente, ospitale, italiani, e giustamente in Argentina vivono tanti italiani e perciò si trovano quasi a casa qui. Bene. E poi allora hai detto che suonate anche in Germania. Francis, dove andate in Germania? Andiamo in Hamburgo, Munich e Berlino. Ulsen. Chocolaten en Cultural Fabric Theater y en La Cueva, que es un lugar, es un lugar de música latinoamericana, en Laika Bare, en The Attention Festival, en Lars, este Fusion Festival, but late, en München, Wild West Fest, en Egersal. Allora, Geronimo è la mente del gruppo, no? Cioè hai una memoria e lamentabile, più dico la mente del gruppo. L'agenda del band. Dai. Sì. Ragazzi, Juan, come ti trovi a San Salvo? Che impressione hai di questo paese e anche di questo posto? Bello. Più bello da Roma a qui 2 ore, tutto bello, la gente bella, sentiamo la donna bellissima. Ora però andiamo a vedere il concerto di Capitan Tifus. Vi ringrazio ragazzi, è stato un piacere e in bocca al lupo. Siamo molto fortunati di stare qui. Saluto al batterista principale, nostra macchina del tempo, Julián Ropero. Che tiene vergogna, mi pare sarete bene. Questo non diciamo. Vai ver quando con il concerto. Va bene. Oh, grazie mille, è un onore di avervi qua, come già dicevo e ripeto di nuovo. Una buona serata anche per voi, un buon tour e spero che ci vediamo presto. Grazie, grazie, tante grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Queda Buenos Aires, si no llega algo del puerto estamos muertos. Nadie quiere encontrarse en un desierto tan sediento y que le piden documento. Nadie sabe dónde queda Buenos Aires y si llega algo del puerto estamos muertos. Get on, getting on, way in on time. I just wanna be in Hawaii. Get on, getting on, way in on time. Katiusha, ciao. Ciao Anti, buona serata. E io ti seguo spesso e sono molto contenta che sei qui tu stasera e che ci sono anch'io che mi puoi intervistare. Sì, sono contenta anche io, finalmente ci becchiamo. Finalmente. Vedo praticamente soltanto in maniera virtuale perché ti seguo su Facebook. Katiusha, oggi siamo qui al Parca Bar, suonerà Capitan Tifus, tu già lo conosci? Io no, perché sono giovani e non è comunque la mia generazione, però oggi li ho visti su YouTube e mi piace molto la pachanga e penso che siano veramente bravi, sono molto allegri e quindi ieri è stata una giornata non tanto bella, quindi oggi mi voglio rallegrare un po'. Ok, ti ringrazio Katiusha, ci vediamo dopo per il concerto. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Queda Buenos Aires, si no llega algo del puerto estamos muertos. Nadie quiere encontrarse en un desierto tan sediento y que le piden documento. Nadie sabe dónde queda Buenos Aires y si llega algo del puerto estamos muertos. Get on, getting on, way in on time. I just wanna be in Hawaii.
Ora vi invito a seguirmi nella Cala Sueva ai piedi del castello della città antica Termoli. La Cala Sueva è uno stabilimento balneare che nella sera si trasforma in un cocktail bar. Qui ci siamo trovati in un ambiente molto accogliente, tranquillo e elegante. Seguitemi. Ok, qui con me sta Michele. Buonasera Michele. Ciao, buonasera a tutti. Michele, oggi c'è l'inaugurazione di estate 2011, Cala Sueva. Che cosa ti piace in questa serata e anche del posto? Ma aspettavamo con ansia l'apertura della Cala Sueva, anche perché già l'anno scorso frequentavamo questo posto. Credo che sia un bel locale per tutta Termoli, c'è bella gente, quindi ci divertiamo. Qui questo è un cocktail bar, vero? Tu sei venuto anche gli altri anni qua. C'è una differenza quest'anno? Ma non mi sembra di notare differenze rispetto agli anni scorsi. Naturale, oggi è la prima serata, forse tanta gente ancora sa che è aperto, però speriamo che nelle prossime serate ci sia molta più gente. Un sogno della tua vita? I sogni sono fatti per non essere realizzati, però uno in particolare non ce n'ho. E di che cosa ti aspetti dell'estate 2011? Ma sicuramente per come sta andando adesso va bene, quindi il proseguimento di questo inizio di stagione, sperando che la fine sia migliore. Ok, grazie. Prego. Amici della notte, adesso facciamo una camminata verso il mare, perché la Cala Sueva si trova proprio qui al mare, ai piedi del castello della città vecchia a Termoli. Come Giuseppe, buonasera Giuseppe. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Giuseppe, tu già da tanti anni sei cliente e soprattutto amico dei proprietari del locale. Raccontaci un po' della tua esperienza, della tua amicizia e quello che fai. Guarda, noi da quando loro hanno preso in mano questo lido, che praticamente veniamo qui, tutta la comitiva e tutte le estate siamo qui. Organizziamo anche eventi sportivi, come vedete qui sulla nostra sinistra ci sono dei campi da beach tennis dove noi ci dilettiamo con tornei e organizzazione di eventi sportivi estivi. Poi c'è il turno della sera, che giustamente questo locale, siccome è un locale molto bello che sta sul mare e si presta molto per fare delle serate a livello di aperitivo e compagnia bella, noi siamo qui e cerchiamo di allietare anche questo evento, che è quello della notte, che si presta, ripeto, si presta molto bene perché è un locale stupendo, bellissimo. Ed è poi all'inizio di Termoli, quindi in un punto dove praticamente chiunque può arrivare e ci arriva facilmente perché è molto visibile.
sì, è vero, quando vedo che è un bellissimo posto. Poi Giuseppe, ho notato che qui la clientela è un po' più matura rispetto delle discoteche, diciamo, dei altri locali adatti ai più giovani. Questo anche trovo è una nicchia per la gente più matura. Certo, ma questo è stato creato apposta, proprio perché negli anni i proprietari, che sono la famiglia Vincitorio, che è una famiglia molto nota del posto, hanno cercato di portare questo locale ad alti livelli. Portandolo ad alti livelli, giustamente si fa una specie di si creano delle clientele abbastanza di età, abbastanza adulta, anche ci sono anche ragazzi giovani, però sempre di un buon livello. Questo è un ambiente molto tranquillo, è un preserata per le discoteche. Io direi adesso, Giuseppe, noi divertiamoci, nel senso che andiamo un po' verso il mare, facciamo vedere anche la bella spiaggia e vediamo che cosa ha da dire il mare. Raccontaci come si lavora qui in questo posto bello. Sicuramente c'è serietà in questo posto, c'è serietà, c'è il divertimento, ci sono molte cose che servono in un posto di lavoro, quindi diciamo che è il posto ideale in cui lavorare e in cui sicuramente divertirsi contemporaneamente. E quindi consiglio a tutti, insomma, di venire la sera qui, il giorno sicuramente, anche perché servo io, quindi sono sicuramente di parte e faccio un po' pubblicità, insomma, qui. Allora, al giorno, noi adesso siamo qui nella serata, nella vita notturna, al giorno che cosa possiamo aspettare? Allora, il giorno sicuramente, allora, c'è un servizio sia in spiaggia sia a livello di bar, sicuramente a livello serio. Quindi possiamo trovare contemporaneamente divertimento, serietà, un posto di mare in cui divertirsi e fare tanto altro, insomma. Ho sentito che si può anche pranzare qui, proprio in spiaggia. Sì, in spiaggia c'è il servizio in spiaggia, servizio ai tavoli qui sopra al bar. Ok, questo già è un bel servizio qui, una cosa romantica. E chi vuole stare qui, trascorrere una serata qui a Termoli in spiaggia, può pranzare e ci sono belle ragazze che servivano. Che cosa vogliamo di più, vero Serena? Sicuramente, guarda. Sicuramente. Ti ringrazio, oggi è la tua sera libera, buona serata e ci vediamo sicuramente. Grazie, grazie. Amici della notte, adesso sto con Leo. Leo, il barista, il barman. Barista non si dice. Il barman.
E lui viene da Milano e da qualche anni sta lavorando qui alla Cala Sveva a Termoli. Ciao Leo. Ciao. Piacere, piacere. Leo, perché torni qui? Che cosa ti affascina in questa zona e in questo posto? Quello che mi affascina di qua è semplicemente la tranquillità, poi il fatto che comunque si può lavorare con molta professionalità e poi anche un po' l'amicizia mi lega anche qua, perché ho anche parecchi amici. Infatti vengo qua spesso volentieri con il mio amico Marco, cerchiamo di portare avanti il discorso professionale qui alla Cala Sveva per poter far sì che ci sia una sorta di farti capire, una sorta di educazione, chiamiamola così, per quanto riguarda il discorso beverage. Quindi ci, come si dice Marchino, aiutami, ci adoperiamo per far sì che tutto quello che può essere il sapere del beverage venga portato anche qui a Termoli. Voi educate anche la gente tramite il vostro servizio? Sì, primo passo, l'educazione verso il bere, che poi crea tutto l'ambiente che si può rivedere qui ogni sera, qui giù alla Cala. Comunque è una fusion tra musica, drink, è un'unione tra musica, drink e quello che tutto questo locale può ricreare di atmosfera di per sé. Ora ha parlato Marco. Ciao. Una vostra specialità, il cocktail al Leo. Come? Quelli ne abbiamo un bel po', sinceramente, in lista. Ti ripeto, noi cerchiamo ogni anno di portare quello che possono essere le novità, fare un drink e unire l'armonia di alcuni ingredienti per poter dare comunque un risultato finale che possa, sì, che può essere un benessere, e la soddisfazione più grossa per noi appunto quando un cliente è soddisfatto di quello che gli diamo da bere, diverso dalle solite robe. Infatti quest'anno stiamo rimodernando, stiamo rimettendo a punto una sorta di lista drink che si differenzia da quella degli altri anni, nel senso che è un po' più curata e si va a rivolgere a un pubblico che ha una clientela da un palato un pochettino più fine. Benissimo, una bella cosa positiva, no? E, raccontaci la differenza. Tu già hai detto che qui si lavora diversamente che rispetto a Milano. Quali sono le differenze principali? Beh, Milano è risaputa che è una città caotica e stressante. Qui hai il mare. Mare, qui c'era più la tranquillità. Ripeto, vieni qui che mangi bene, respiri la buona aria. Con questo io non voglio denigrare Milano, attenzione, è soltanto, sono due stili di vita diversi, differenti. Ok, ti ringrazio tanto, buon lavoro ancora e penso che ci vediamo qui prossimamente alla Cala Sveva a Termoli sul lungomare. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio notturno. Vi aspetto giovedì prossimo per la nuova puntata di Punto.net Nightlife. Ora vi auguro una buona notte. Gute Nacht, Freunde. Tschüss.